col nuovo sindaco di Camprotondo di Fiastrone. Parliamo di questa edizione della Sagra dell'Agnello, che ormai è diversi anni che si fa, vero sindaco? Sì, siamo alla 22esima edizione, ma in realtà è nata molti anni fa, addirittura negli anni 60. E hanno qua visto personaggi molto famosi di qui in luogo, tipo Mike Buongiorno, è transitato anche di qua Mike negli anni 60. Ah, complimenti. Poi noi, vabbè, 22 anni fa è stata ripresa e poi l'abbiamo portata avanti di anno in anno. Oramai è un evento, diciamo, periodico, annuale, un appuntamento per tutto il territorio. E quindi e poi c'è anche la squadra che gioca al campetto, no? Di Caldarola. Quest'anno abbiamo in più la presentazione ufficiale della prima squadra di Camprotondo, infatti non l'amministrazione sul comunale. Palco, puoi stare sul palco? Sì, poi la presenteremo poi ufficialmente. Molto molto bene. E sostanzialmente è nata dal progetto nato tra l'amministrazione comunale di Camprotondo e la società sportiva Nicolò Ceselli di Caldarola. Di Caldarola. Si adoperano come camerieri e quindi aiutano volontariato. La polizia. Esatto, e quindi sono delle nuove leve. Ecco, con il presidente della Proloco, che è anche vice sindaco, le due cariche, diciamo, si cumulano, ma come vedete il presidente lavora più degli altri, vero Leonardo? E ci si prova anche per valorizzare il territorio e i prodotti del territorio, anche perché queste manifestazioni servono ad aggregare, come tutti questi ragazzi che qui oggi si adoperano per darsi una mano. Pochi sogni tuoi diversi.